E l'avversario dovrebbe essere questo? Sì. Oh, ciao, Halp. Ho saputo che hai battuto Elisa nella tua prima lotta. Ora non esageriamo. Ho lasciato vincere Halp volontariamente. Sì, Elisa. Comunque, qui ho un Pokédex, vi servirà. Halp e Elisa ricevono il Pokédex. Il Pokédex è un accessorio che serve a registrare i Pokémon che vedete catturati. Anche Elisa, prima che partissimo da Sinnoh, mi aiutava sempre. L'unica cosa che dovrà fare è catturare tutti i Pokémon che vedi e ricorda sempre che ha apparito. Evviva, ora abbiamo un Pokédex. Tieni, Rowan, mi ha tirati queste. Adesso inizierò finalmente a allevare i Pokémon, ma anche a allenarli. Teoricamente, allevandoli li alleni, però, dettagli. Ti assicuro che un giorno ti farò vedere il potere delle ragazze. Aspetterò. Allora, cosa fai qui? Cos'è quello? Un Pokémon trovato Gordon? Che gentile. Ora stavi pensando di partire all'avventura per salvare QWERTY, vero? Sono molto orgogliosa di te. Per il viaggio ti ho comprato queste scarpe da corsa. Le tue ormai sono tutte sporche di terra. Dai, mamma, verrò ogni giorno a farti visita se posso. Va bene, tesoro, vai a scoprire la verità su QWERTY. Ogni giorno, eh? Idiota. Certo che farmi andare all'avventura quando praticamente nel gioco ho 10 anni per sconfiggere non so chi è bello. Ti conviene prepararti perché questa via è buia e lunga. Dai, scherzo, è facile. Ah, muori. Oh, Noes! Noes! Pokéball! Bene, ci vuole un soprannome altamente ignorante. E lo chiamiamo Kushi. Non serve che stia qui a spiegarvelo, vero? No? Bene. Oh no, è un allenatore, aiuto! Mi butterà contro 6 Wurmple. No, i pigliamosche ora hanno Pidgey perché sono swag. Terranea. Terraria. Ma mi hanno rubato il martello pneumatico. Che infami. Due cose. Uno, perché il centro Pokémon in una grotta? E due, perché c'è un Pikachu? Non ho capito. Per non scappare, no? Porco. Il mio Pokémon tiene una bacca arancia. Ok. No. No, no, no. Sei un allenatore? Allora ti consiglio di visitare la palestra. Ma hai ragione. Chissà cosa c'è dopo quella grotta. Vai, non entro. What? Villa Giardino. Mio Dio. Odio il mondo. Lo sai che siamo in proprietà privata? Io ti consiglio di correre. Ok. E quindi. Curami. Questo mette i punti a posto delle virgole quando gli capita. Tipo, non so, qui ci andrebbe bene una virgola, però ci mettiamo un punto perché. Ah! Variazio. Io dalle balle. Tu? Oh no, mio fratello si è avventurato in quel castello. Che paura, spero che esca presto. Va bene. E adesso sto qui sneaky sneaky che non mi faccio scoprire, contaci. Oh Noes, non ti avevo proprio visto. Non puoi passare, stiamo perlustrando il castello. Vattene. Chi sei tu col naso lungo, Asop? Cagnozzo Mark vuole combattere, manda Cicorita, Noes. Noes. Vai. 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 Oh, buon bambin Gesù. Ah. Muori. 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 Ok. Accidenti a te, ora devo perlustrare la zona. Così, perché mi fa?
No, devo farvi vedere bene l'animazione di quando corre all'ingiù. I capelli, cosa sono? Tentacoli? Ciò spiegherebbe perché ho un ragazzo in squadra che si chiama Entai. Ma Franco, ma tu guardi gli Entai, sei un porco? No, non li guardo, solamente che l'internet è un posto brutto e anche se non li guardi, sai comunque cosa siano, perché per osmosi assimili le conoscenze altrui. E quindi per questa parte ci fermiamo qui perché sinceramente non ce la voglio in corpo di andare avanti adesso, quindi ci vediamo al prossimo episodio e iscrivetevi a 17 di YouTube. Ok, bene.